Noi abbiamo un problema nazionale sulla sconfitta del PD che però ha due facce, quella diciamo del nord che tutto sommato è uscito dalla crisi ma ha paura dello straniero, si chiami Europa, si chiami immigrati, e quello del sud che non è ancora uscito dalla crisi e che quindi non ha vissuto nel quotidiano delle famiglie le novità importanti che pure questo governo ha fatto. Per cui la riflessione è su come riusciamo nelle prossime settimane a diventare più credibili su un territorio, in questo caso il nostro territorio, la Calabria, anche in vista delle prossime scadenze elettorali. Ritiene che questo risultato elettorale avrà delle ripercussioni sul governo regionale? Si interrompe una filiera che aveva giovato alla Calabria fra governo nazionale e governo regionale, però io credo che tutto quello che si poteva mettere in cascina è stato messo, quindi adesso bisogna fare in modo che questi investimenti importanti per la Calabria si traducano in lavoro effettivo per i calabresi.